My kingdom for a horse. Pagliaccio. Non ti ho mai pensata come Riccardo III, amore. Sei stata sensazionale, bellissima. Grazie, amore. Ma perché hai studiato ingegneria? Perché sei una bravissima attrice. Ti amo e ti adoro. Guarda, cos'è arrivato? Ah, sarà da Hollywood. E perché no? Vediamo. Proprio da Hollywood. Urge la tua presenza qui. La mia vita è in pericolo. Non tardare. Ti bacio, tuo padre. Chi te l'ha inviato? Steven Spielberg? No. Alvaro, devo partire per Caracas. Mi dovresti portare all'aeroporto. È tanto importante, amore. È così urgente. Curiosità ha ammazzato il gatto. Se ne vada e non cerchi di saperne di più. Un amico. Meglio rovinato che morto. Se ne vada e non smuova le acque. Un amico. Manuel, calmati, sono io. Non hai ancora mangiato, sono quasi le 11. Non so, io ho sì, pensato sì, che forse... Sì, d'accordo, arrivi. Metti lì, per favore. Nina dovrebbe arrivare fra poco, vero? E domani, se non succede niente... Ascolta... Io non so cosa ti succede, Manuel. Qual è la tua angoscia di questi ultimi giorni? Tu hai il dovere di parlarmene. Non dormi più se suona il telefono, tu ti agiti, sei nervoso e poi... Adesso che arriva Nina non vorrei che ti vedesse in questo stato. Scusami, è che non posso dirti niente, tu non puoi aiutarmi. E poi sarebbe molto pericoloso per... Sardagnas sarebbe capace di... Sardagnas... Ma se Sardagnas è stato tuo socio per moltissimi anni, io non capisco. Adesso che... Lo so. Ah, questa deve essere Nina. No, non rispondere. Però perché? Deve essere Nina. Lascia stare, rispondo io. Per favore. Pronto. È il signor Cerdese? Sì, sono io. Ah, come sta? Sono Duarte, il contabile. E lei, Duarte? Pensavo che fosse una di quelle chiamate. Mi dica, ha saputo qualcosa? Molto di più, signor Cerdese. I suoi sospetti sono ben fondati. Ah, sì, capisco. No, no, ascolti, non mi dica niente al telefono, per favore. Aspetto domani molto presto, ci troviamo nel mio ufficio, d'accordo? Sì, mi ascolti, adesso vada via da lì. Potrebbe essere molto pericoloso restare lì. Come vuole, signor Cerdese. Sì, arrivederci.
Sardagnas. Pronto? Sì, sono io. La curiosità ha ammazzato il gatto. Se ne vada e non smuova le acque. Hai nessuna idea di cosa stia succedendo? Ho parlato con papà, ma non ha voluto dirmi niente. Ha detto, fai quello che hai letto nel telegramma. E tu come ti senti, amore? Cosa credi che possa essere? Non lo so, perché papà non ha mai avuto con me segreti né paure. Ma presto i nostri dubbi si chiariranno. Ti confesso, Alvaro, che per la prima volta sento una minaccia terribile sopra la mia famiglia. Ascolta, forse è meglio che io ti accompagni. Sono ancora in tempo per prendere il biglietto, oppure potrei anche partire domani. Alvaro, lascia che veda cosa sta succedendo. Ti chiamerò io appena saprò qualcosa. Mi raccomando. Ci tenevo a viaggiare con te. Mi piacerebbe venire a conoscere, la tua famiglia, i tuoi genitori, i miei futuri suoceri, i nuovi parenti. Se non c'è niente di grave, glielo dirò e loro saranno molto felici. Davvero? Andremo da loro insieme e tu li conoscerai. Ah, no. Io insisto per venire con te adesso e accompagnarti. Alvaro, per favore, io mi sento strana. Lo capisci? È un misto di angoscia e felicità rivedere i miei nuovamente. Loro sono tutto per me, Alvaro, tutto quello che ho. E io? Certo, anche tu, amore. Mio padre, mia madre, Carlos, che adesso è un uomo. Va bene così. Allora andiamo, amore. Però promettimi una cosa. Appena arrivi mi devi telefonare. E appena sai qualcosa mi informi subito. Te lo prometto. Me lo prometti? Sì, te me lo prometto, giuri? Certo. Davvero? Non vedo l'ora di arrivare. I love you, I love you, I love you. Molto bene, veramente. Bravo Toto, allora com'hai fatto a rapire Julio Alessandro dalla clausura, Ho finalmente convinto a uscire con noi. Aveva bisogno di un po' di svago. Certo. Il Twenty Club è veramente sensazionale. Molto più di quanto dicano le cronache mondane. Ne ho sempre desiderato uno. Capisci quello che voglio dire? E perché devo continuare a fare delle speculazioni in luoghi che non mi piacciono e che non sono i miei? Ed è così che ho creato il Tuxedo. E devi vedere, Julio Alessandro, quanta gente viene. Le donne più belle di Caracas vengono qui per l'happy hour e restano qui fino alla mattina. Ci sono tipi fortunati. Veramente, sai. Però a te piace questa vita. Beh, dimmi che c'è di male. Guarda, che se adesso fai il filosofo, ti porti immediatamente a casa. No, adesso no. Tu mi devi dire che cosa c'è di male in questo. Avanti. Non so. Tu dovresti impegnarti in un grande progetto architettonico. Non eri male quando studiavamo l'università. Bene, Julio, il brillante, però sei sempre stato tu. A me poi gli affari seri, quelli veri, non interessano. Non mi hanno mai convinto abbastanza, e lo sai. Ma potresti entrare in una delle imprese di papà. Oh, scusa, volevo dire tuo padre. Gli affari di papà. Beh, se vuoi saperlo, a me gli affari di papà non sembrano così edificanti come sembrano a tutti gli altri. Ecco. Però bisogna dire che è un gran filantropo. Non so, non è il mio stile, non mi piace, ecco. In cambio, le donne, quelle belle, ovviamente, mi sembrano la cosa più stimolante dell'universo. Io sono pienamente d'accordo con te, ma tu devi pensare a sposarti. È ora che ti sposi, Raffo. Ti assicuro che l'ho pensato seriamente, ma ad una condizione. Che non si arrendano facilmente, no? È semplice. Facilmente? Chiaro. Facilmente, visto com'è irresistibile, Per lui sono tutte facili. Pensa invece uno come me, lo sforzo che deve fare ogni volta, parlare, per conquistare una ragazza. Già, qui ti voglio. E così pensi che siano tutte facili? Ma io penso proprio di sì.
Ti spiego, allora, se io ne trovassi una sola che non si desse così facilmente, perché una così non esiste, davvero, e se non fosse così rinuncerei alla mia libertà? Raffo, guarda quella, la meraviglia del club. Niente meno che Amanda Reyes. Vuoi scommettere? Senti, io non gioco con queste cose. Io sì. So che forse perderò, però capisci, Julio, a me piace molto rischiare. Scommetto una cassa di champagne che lei non cede. Che non cede stasera? Esatto. D'accordo. Vediamo, garçon, la prima lezione. Avvicinarsi, cercare scuse e creare una situazione d'incontro. Sta attento. Paolo. Sì, signor Saldanias. Tattica 27. 27, signor Saldanias. 27. Qual è la dama? La dama è quella dea vestita di bianco che è stata eletta Miss Venezuela quest'anno. Va bene. Sì. Signor Raffo. Vedrai. Sì? Per favore, stavolta mi sgridi, ma non mi prenda a pugni. Ma cos'è questa tattica 27? Spiegami, dai. Tranquillo, vedrai. Con calma. E tu impara. Per favore, ma guarda cosa ha fatto sul mio vestito. Adesso come faccio a restare così? Mi dispiace. Imbecille, idiota. È la seconda volta che succede. Sono molto desolato, signorina, veramente. Ma cosa fa, cretino? Vada in bagno a prendere un asciugamano. Imbecille, idiota. Mi scusi, signorina, veramente è una vergogna. Mi scusi, no? Adesso, insomma, il suo vestito è rovinato e non so proprio come scusarmi. Cosa non posso si preoccupi. Fare? Dicono che porti felicità. Sì, però, vede, vorrei rimediare e trovarle un altro vestito, magari nuovo, ecco. No, per carità, cosa dice? Sono cose che capitano. Beh, fortunatamente per me, non per il suo vestito. Senta, mi presento, sono Raffo Sardanias, proprietario di questo locale. Amanda Reyes. Ah, Amanda Reyes, beh, sì, tutti in questa città la mirano molto. Veramente tutti la conoscono, certo. Signorina, scusi, non ti mando via. Soltanto grazie. Perché so che la tua povera mamma è ammalata ed è anziana. Ma che sia l'ultima volta che succede. La ringrazio, chiaro? La ringrazio moltissimo, imbecille. Signor Raffo, scusi. Mi spiace molto. Ma faccia qualcosa, porti la signorina alla toilette, si sbrighi, non ti è impalato come un baccalà. È inutile dire che la consumazione la paga la casa, certo. Grazie. Amata. Ah, Amanda. Grazie. Permesso, signor Raffo. Mi scusi, signor Sardanias, ma non mi ha ancora detto a quanto ammonterà più o meno la mia provvigione. Perché vorrei fare i miei conti. Il solito. 15%. Molto bene. È un piacere lavorare con voi. Io la immaginavo diverso. Diverso in che senso? Beh, diverso. Avevo un'altra idea di lei, ma lei è proprio come deve essere. Non la trovo così difficile come invece è il suo socio, il signor Sardese. Difficile come? Non mi dà mai niente. Non vuole mai concludere affari. E poi è veramente sempre incorruttibile. Sardese è soltanto un piccolo socio in una delle tante grandi imprese del signor Sardanias. Per questo non ha importanza la sua opinione. Beh, io lo dicevo perché sì, voi lo sapeste. Mm-hmm. È che io, in realtà, non ero molto interessato in questo, però. Ma si metta nei miei panni, signor Sardanias. Mi riesce difficile mettermi nei suoi panni. Io sono un funzionario, è vero, il mio stipendio, certo, ma è una miseria. Ho molte spese, famiglia, anche qualche debito. La tratteremo bene, non si preoccupi. 15%. Siamo generosi e speriamo che l'informazione sia
veramente di prima mano. Bene, Montoya, dobbiamo andare a fare quella donazione, eh? Beh, scusate, anch'io veramente devo andare perché ho una riunione tra poco con gli altri direttori del ministero e io vi terrò sempre informati e spero che continueremo a lavorare insieme anche in futuro. Molto piacere, signor Sardanias. Arrivederci, amico. Arrivederci. Montoya, se riusciremo a lavorare con questo povero diavolo, dovremo anche denunciarlo per corruzione. Guarda. Ah. Fa, è come un falco. Guarda, è incredibile con tutto quello che ha da fare. Credimi, Rafo è senza scrupoli. No, non rovinare la festa. Ma lo dico seriamente. È che io mi sono rotto la testa per trovare il modo di conoscere una ragazza bella come te. Ma che bugiardo, conosciuto come sei tu. Ma forse, ma io sono terribilmente timido. Timido? Sì. E cosa resterà per quelli svegli allora? Già, tu non mi credi, Amanda. Questo è sempre stato il mio dramma, è la mia tragedia. Le donne non mi credono. Che posso fare per farmi perdonare il disastro che il cameriere ha fatto sul tuo vestito? La tua presenza basterà, Raf. A voi piace il mare? Moltissimo. Ci piace da morire il mare. Davvero? Bene, allora dovete accettare il mio invito per fare un giretto con la mia barca. Hai una barca? Già, una barca è un articolo di prima necessità per una persona come me. Sono così timido, sai, che sì, ho bisogno di rifugiarmi ed isolarmi in alto mare. Sarà un piacere, vero? Certo. Signor Duarte. Sì? Il signor Sardanias manda a dirle di non disturbarsi. Lei lavora fino a tardi, cercando di sapere quello che non deve sapere. E quella bimba così piccola, se le succede qualcosa, la ammazza o altro. E il signor Sardanias vorrebbe che lei rinunciasse a questo incarico. Le manda questo biglietto. Qui troverà lavoro. Perché non continui ad indagare. Sicuramente lei sarà ben pagato. E non cerchi più di sapere quello che non le conviene. Per carità, Manuel, i miei nervi crolleranno. Se mi capitasse qualcosa, prima di parlare a Nina, naturalmente, ma solo se mi capitasse qualcosa. Qui c'è tutto. Ma cosa ti può succedere? Non parlare così, per favore, lo sai che mi spaventi. Perché pensi di non riuscire a parlare con Nina, visto che sta per arrivare? Sì, Nina saprà dove trovare questo. Sì. Permesso? Signor Cerdese, il signor Duarte desidera vederla. Ah, sì, gli dica di entrare, sì, per favore. Sì, subito. Senti, Consuelo, lasciaci soli, per favore, e non portare caffè né altro. Ti prego, per favore, non dire niente, è una cosa importante. Bene, amico Duarte, ha saputo qualcosa? Come sta? Bene, mi dica, ha saputo qualcosa? Credo di essermi sbagliato. Non ho potuto sapere niente. Mi scusi, mi dispiace. Già, capisco. Anche lei è stato minacciato. E va bene. Non importa, se ne vada.
Dopotutto adesso lo so. So tutto, non c'è bisogno che dica niente. Può andarsene. Oh, mi scusi. Mi dispiace. No, no. È meglio che se ne vada. Non vale la pena di rischiare. Se ne vada. Mi dispiace. Sardagnas. 35 anni, eh? 34, non 35 come dicono le vecchiette. È tempo che tu lasci questa vita, Raffo. La tua è una vita da nottambulo. Responsabilità. Questo è quello che ti sento dire da anni. Davvero, guarda che lo so a memoria. Ma se vuoi ripeterlo ancora una volta, avanti, sono qui per sentirti. Raffo, ti offro ancora una volta la vicepresidenza delle imprese Sardagnas. Dai, pensaci su. È ora che ti convinca una volta per tutte, papà, che non mi interessano proprio niente i tuoi affari. Una ragione. Dammi almeno una ragione. Bene. Diciamo che non mi piace la gente che ti circonda, che non mi piacciono i tuoi metodi. Non mi dire che preferisci il tuo locale. Club. Per favore, preferirei che tu lo chiamassi club. Pensa che la gente paga per essere socio e c'è gente che nemmeno pagando ha il permesso di entrare. La vicepresidenza, Raffo. La risposta rituale è no. Preferisco il club. E dovrei andare se adesso hai finito, per favore. No. Ti voglio nelle imprese Sardagnas. Non dimenticarlo mai, sei mio figlio. La vicepresidenza, Raffo. Dimenticatelo. Non mi piacciono i tuoi metodi e non sono interessato ad impararli. Ti saluto. Papo, vengono tutte? Tutte. Mi devi un cartone di champagne. No, non ancora. La bella Amanda non si è ancora resa al tuo fascino. Non capisco perché sono qui. Non capisco. Perché ti piace, mio caro. Sì, perché ti affascina. E non fare il moralista. Dio mio, l'ho invitata a conoscere il mio santo santorum. Il tuo che? Già, il suo rifugio spirituale. Il mare dei Caraibi, carissimo amico. Senti, Raffo, quanto ti è costato questo yacht? Beh, è ovvio, caro amico, che se mi fai questo tipo di domanda è perché non puoi comprarlo, è chiaro. Non lo so, l'ho visto, mi è piaciuto, l'ho preso e basta. Eccole, arrivano. Belle, stupende, divine. E Amanda? E allora, dov'è Amanda? Là. Oh, è quella. Ehi, ciao. Chi è quella vecchia? Il Cicerone! Ve lo siete proprio meritato voi due! Cervese desidera vederla. Lo faccia pure passare. Buongiorno. Caro amico Cervese, è sempre un piacere. Si siede. Tutto quello che desidera dirmi lo può dire davanti a Montoya. Capisco. Bene, che cosa mi racconta? Io stavo pensando. Pensando? Sì.
Credo di aver capito che questo è il momento più opportuno per decidere di ritirarmi definitivamente. Bene, questo è molto saggio. E io mi ritiro, Sardagnas. Sono stanco. Voglio dedicarmi alla mia famiglia. E non mi interessano più gli affari. Così lei potrà fare e disporre di quello che vuole con la sua parte della società. Sì, gli affari vanno così, ad un certo punto bisogna ritirarsi. Condivido la sua decisione. Questo è tutto, Cerdese? Io so che lei ha paura che io... Paura? Andiamo, Sardagnas. Lei sa che io sono al corrente sugli affari di traffico di narcotici. Ma io non dirò niente a nessuno, niente. Quello che voglio è tranquillità, pace. Le prometto che non farò niente, niente che possa comprometterla. Lei non deve temere nulla. Ho una famiglia, la amo. Non voglio morire. Ascolti, ascolti, non sono mai stato un pericolo per lei. È ovvio che per lei è il momento di ritirarsi. Ha bisogno di riposo. Io non ho visto niente, non ho sentito niente. Non so niente di niente. I suoi nervi non reggono più. Grazie, Sardagnas. Grazie molte. Sa troppe cose. Dovrai farlo fuori. Il piano può partire. È la prima volta che vedo mia sorella dopo tanti anni. Davvero? Scommetti, riconoscerà te per prima, ne sono sicuro, oh, vedrai. Non dirmi che sei geloso. Quello che mi sorprende è questo ritorno così improvviso. Sai, davvero una cosa che proprio non riesco a capire. Papà mi ha detto, vai a prenderla e portala immediatamente a ma casa. Ma perché? Non ne so niente. Tu sai che papà non mi ha mai raccontato molto. Ah, guarda, è arrivata. Oh, che meraviglia! Oh. Amore. Ormai sei nuovo. Che bello. Sei bellissima. Per favore, dall'altra parte. Oh, che eleganza. Oh, Mina, che bello ritrovarti qui. Andiamo su. Oh, cara. Che bello ritrovarti, Che bello. Amore mio, stai bene? Tesoro, amore mio, che bello poterti riavere qui. Non sai come sono contenta di rivederti, cara. Anch'io, mamma. Anch'io non vedevo l'ora di arrivare. Ti trovo uguale, ma più bella, direi. Oh, dai, adulatrice. E tu? Sei venuta a dirmi che ti sposi, eh? Di' la verità. Dai, non nascondere niente a tua madre.
Diana, vieni con me in cucina a vedere le cose che hanno comperato per la cena che Nina preparerà per noi. Oh, che bella idea, con permesso, signora. Andate, andate, ragazzi. No, mamma, sono venuta unicamente per l'università. E papà? Tesoro, lui sta morendo dalla voglia di vederti. Tuo padre non sta bene. Non dorme. È sempre tanto preoccupato. Lui ti ha anche scritto una lettera. Non sai quanto mi ha spaventato. Mi ha detto, di Anina, che se mi succede qualcosa, qui c'è scritto tutto. Immagina, tesoro mio, che accusa il suo socio, il signor Sardagnas. Una persona tanto buona, tanto fine, tanto educata. Ah, non so cosa stia succedendo a tuo padre, amore mio. Spero che parli con te, perché a me non ha voluto dire niente. Bene, basta adesso, basta. Non voglio che il tuo arrivo sia guastato da tutti questi problemi. Perché non vai nella tua stanza? Fai una bella doccia, ti cambi e fai una lunga chiacchierata con Diana. E io vado a dire a papà che sei arrivata, amore. E va bene. Bentornata a casa, figlia mia. Grazie. La mia stanza. Mi sembra di essere ritornata indietro nel tempo. Ah, le tue maschere, che belle, Nina. Oh, come sto? Tu sei sempre stata maestra nel mascherarsi. Sì. Immaginati che ieri notte ero Riccardo III. Vestita da uomo? Sì. All'università, che matta. Oh, Nina, che bello che tu sia qui. Sono felicissima. Allora, raccontami di Alvaro. Ah, Alvaro è una meraviglia, Diana. Ti piacerà quando lo conoscerai. È un uomo distinto. Gli voglio molto bene. Niente sentimentalismi, perché non mi piacciono. Si comporta bene. Ah, guarda che coincidenza. Quello lì è un socio di tuo padre, sai. E come si chiama? Sardanias. E quello vicino a lui è suo figlio. Vero che è bellissimo? Non è niente male. Ma se non l'hai nemmeno visto... Non sono in vena di stupidaggini adesso, Diana. Ma cosa ti succede, Nina? Perché sei così nervosa? Tu sei la mia migliore amica, Diana, e credo dovrei raccontartelo. Cosa succede? Nostro padre è in pericolo. No, sei matta. Perché? Beh, è una lunga storia. Mi faccio una doccia e poi ne parliamo, ok? Va bene. Nonostante quello che tu dici, Nina, quel ragazzo è bellissimo. Davvero, lui è una meraviglia. Gli irresistibili non hanno niente a che vedere con me. Ah, va bene. Era solo un commento, signorina.
c'è lì? Ah, siete voi. Buonanotte. Lasagne di Nina. Mi scusi. Salve. Buonanotte, signore. Io sono il nuovo guardiano. Lei è il signor? Carlo Serdese, dell'ufficio S32. Carlo Serdese. Sì, molto piacere. Ok. E arrivederci, signor Serdese. Sicuramente un disastro. Tutto freddo, perfino i fiori stanno appassendo. Far venire Nina da così lontano e poi farle questo è il colmo, ecco. Chissà perché non arriva nessuno. Mi dispiace molto per Manuel. Yvette, Lucia, dove siete?